Ritroviamo Eugenio Sartorelli in collegamento con noi, investimentivincenti.it. Ben trovato Eugenio, buongiorno. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti. Allora, da dove partiamo? Mi sembra di aver intuito che ti sei conservato un virgolettato a tuo avviso un po' inquietante. Sì, lo faccio vedere prima guardando il grafico dell'oro. Cioè, mi sembra che l'oro, così partiamo dai mercati, mi sembra che l'oro stia trascurando un fattore non di poco conto. Eccolo qua l'oro. L'oro è di fatto in lateralità. Da giugno, da metà giugno, non va da nessuna parte, rimbalza continuamente, adesso sale, poi scende, poi sale, adesso sta cercando un rimbalzino da fine settembre, ma fa fatica per due motivi. Uno è il dollaro index forte e quindi questo fa fare meno acquisti da chi non ha il dollaro come moneta di riferimento. Eh sì. Secondo è l'inflazione, o meglio il differenziale tra inflazione in salita, inflazione americana, e il rendimento del T-note, storicamente, considerando che l'oro non distribuisce dividendi e non dà cedole, storicamente è più bullish o perlomeno non rialzista per l'oro. Però io credo che l'oro stia montando un rialzo. Non lo dico sulla base del grafico, perché il grafico è solo l'individuazione del trend e poi il trend è più probabile che continui. Cioè io penso che stia facendo una fase di accumulazione per una potenziale sparata almeno che ritorni sui massi, a testare i massimi precedenti, cioè 1830, e comunque come trade, se uno si prende a 1770-1830 non è da buttare via, fate due calcoli, cosa vuol dire con un future. Perché cos'è la notizia che si trascura in maniera molto pesante? Già quella di Verdrà, Micidiale. scusa? Dico in maniera che si trascura in maniera micidiale, direi. Intanto ricordiamo che la Cina è chiusa da 4 giorni la borsa. Borsa cinese chiusa, giusto? Mi pare che riapra domani, perché è vero che i cinesi lavorano tanto, ma hanno un sacco di vacanze, un sacco di festività, ma veramente ne hanno un casino, una quantità. Anche il Giappone ne ha tante, però anche loro sono staccano visti, poi quando lavorano tanto. Confermo, domani riapre. Esattamente, e così ci diranno, perché Evergrande è sospesa, ma è la Cina che deve parlare, mica la borsa di Hong Kong. La borsa con la sospesa, ma è il Politburo, il ministro dell'economia cinese che ci deve dire, che direttive dà alle banche, le salviamo, non le salviamo, nazionalizziamo, e poi c'è anche l'altra società, che adesso non mi ricordo come si chiama, che non ha pagato 200 e passa milioni di dollari di bond, quindi c'è un'altra in difficoltà di società cinese del real estate. Qui c'è una miopia veramente su un dato, guardate, 30 aerei che sono diventati 150 ieri, continuano da giorni gli aerei cinesi a sorvolare Taiwan, ma continuano. E vi faccio vedere come una dichiarazione, questa è presa, non mi ricordo da che sito, dalla BBC, la peggior tensione militare tra Cina e Taiwan degli ultimi 40 anni. E Beh, il 30 aerei non mercato sono mica vede, pochini, ma insomma. sono tantissimi. Ieri ho visto. Se avete visto i telegiornali ieri, io guardavo il telegiornale di Rai 2 alle ore 13 qualcosa, c'era il ministro della difesa di Taiwan, ministro che parlava, quindi non è tra virgolette, proprio stava dicendo questo, poi lo traducevano e tutto, che ha detto la Cina è tecnicamente pronta ad invaderci dal 2025. Non ha detto che lo fa dal 2025. Ma in altre parole ha detto stanno solo facendo alcune prove per un'invasione che potrebbe essere pronta dal 2025 in poi. Ecco, praticamente questa è una dichiarazione di aiuto che ha chiesto il ministro della difesa e il mercato se ne sta fregando. Ecco, potete immaginare se adesso non gli Stati Uniti, ma magari il Giappone gli manda 6 navi, 6-7 navi a Taiwan, così. Per fare in amicizia. Ecco, potete. Ho Una fatto specie un di guerra appunto. fredda asiatica. Esattamente. Ecco, qui si va all'escalation. Questa è una cosa che il mercato sta completamente trascurando. Sta completamente trascurando, perché il mercato c'ha solo due cose in testa. Uno, l'inflazione. Due, la questione del budget federale, che tanto lo risolvono, trovano un accordo, no? Il problema del fatto che l'America, se no, devono fermare le spese perché non danno la possibilità di sforare il Sì, il budget tetto del federale. debito.
che non mi ricordo quando è l'ultima data, forse il 19 ottobre, non me lo ricordo. Hanno rinviato a dicembre, diciamo, hanno trovato l'accordo per, insomma, ulteriormente di rinvio fino a dicembre. Che è una vittoria temporanea, dicono i democratici. Prendono fiato. E adesso allora ritornerà il tutto a essere la questione dell'inflazione. E se andiamo a vedere il T-note, perché per capire dell'inflazione un po' dovete guardare il T-note, che eccolo qua, che è comunque in indebolimento, adesso in fase di ripensamento. Ma vi faccio vedere quello che dovete veramente guardare. Già ne avevo parlato, che sono questi grafici. Questi dovete vedere. Questo è un ETF quotato a Wall Street, che ha opera sui bond high yield, soprattutto dell'area asiatica, e in particolar modo anche della Cina, Hong Kong e così via. Ecco, guardate come è messo. Questo è un ETF, guardate come la discesa, guardate che roba, guardate la discesa degli ultimi giorni, guardate che roba, con Evergrande che è sospesa e non si sa ancora cosa faranno. Ecco, questo è un ETF. Ve ne faccio vedere un altro. Questo invece è un ETF sempre di bond high yield, ma questo è dell'area dollaro. Questo sì. È dell'area dollaro. Anche questo non è messo molto bene, come vedete. Certo, la discesa è meno pronunciata, ma è discesa. Quindi qui, anzi, perdonatemi, questo è un altro, perdonatemi, quello dell'area dollaro è questo. Questo è sempre un altro dell'area soprattutto asiatica. Questo invece dell'area dollaro, che sta comunque scendendo in maniera decisa. Ricordiamoci che queste discese di questi ETF, cioè del prezzo, vuol dire innalzamento dei rendimenti. Cioè vuol dire che ogni società che viene considerata high yield, quindi sotto abbondantemente sotto la A, diciamo tripla B o sotto ancora, paga sempre di più, deve pagare il debito. Quindi se una società è già in difficoltà e in più se deve indebitarsi lo deve pagare ancora di più, vuol dire che le banche cominciano a chiudere i rubinetti, vuol dire che una serie di società potrebbero fallire, vuol dire che una serie di banche aumentano le sofferenze. Questa è la paura a catena che c'è e che per il momento anche qui si sta nuovamente dimenticando, che ci potrebbero essere, partendo dall'Asia, una serie di fallimenti a catena. Non credo che accadrà, però già il fatto che Evergrande non paghi e l'altra società non paghi, si va verso la nazionalizzazione di quella società, e vuol dire che per un tot di banche comunque ci saranno grosse perdite. Chinese Estates Holdings credo sia l'altro nome dell'altra società. Sì, adesso non ricordo il nome, e come hai detto si chiama? Chinese Estates Holdings. No, è un altro perché aveva anche quello un nome, un qualcosa di italiano. Ah, qualcosa di italiano, ok, sì, ok. Come Evergrande. Sì. E niente, ecco, questo è il grande pericolo che bisogna guardare. Ma il mercato continua a essere miope, pensa che tanto ci pensa la Fed, tanto ci pensa la BCE, e va bene. Io dal punto di vista della struttura penso che invece questo sia un piccolo rimbalzo per una discesa che poi riprenderà. Discesa di una fase correttiva, ricordiamoci, non è che mi aspetto un'inversione mostruosa, però che adesso vi prendo l'S&P 500 e ve lo metto a un'ora, cioè che si possa almeno arrivare ai minimi di maggio da cui è partito l'ultima gamba rialzista, cioè 4100, ma anche sotto 4100 non mi sembrerebbe strano, sarebbe solo una correzione assennata di un mercato dissennato. Sto parlando di quello americano, non di quello europeo, quello dissennato, quello americano, ci tengo a precisarlo. Sì, sì, chiaro, chiaro. Chissà che Xi Jinping abbia, diciamo, bidonato, tra virgolette, il G20 ufficialmente per il nuovo principio di una Cina completamente Covid-free, o se magari così ha eluso eventuali domande. Scusa, ma questi 30 aerei, certo, sul cielo di Taiwan non ti sembrano un po' tantini? Poi è anche vero che dovrebbe esserci un meeting virtuale entro dicembre tra Joe Biden e Xi Jinping. A quel punto magari il tema, tra i vari argomenti, possa essere tirato fuori. Caro Eugenio, hai parlato di inflazione, giustamente, lo facciamo, certo, da un sacco di tempo. Inflazione, quindi aumento dei prezzi al consumo e dei prezzi alla produzione. Assistiamo a una crescita, lo ha detto lo stesso Draghi poco fa, incoraggiante ma ancora fragile. Assistiamo a un aumento forte dei prezzi dell'energia, oggi c'è un ribasso, ma insomma in generale i prezzi energetici, in generale delle materie prime,
sono decisamente rivolti verso l'alto. Se mettiamo insieme tutto questo, assieme oltre al fatto che le banche centrali stanno mostrando, insomma, politiche monetarie ultra accomodanti, questi vari indizi, secondo alcuni esperti, si tramutano in una sola parola, che è la stagflazione. Argomento di cui tutto sommato trattiamo forse ogni settimana senza mai tirarlo fuori come concetto, e c'è chi dice attenzione perché il mercato sta sostanzialmente digerendo l'idea che si entra in questa fase e quindi crescita bassa e insomma inflazione alta. Tu cosa ne pensi? Siamo a questi livelli? È una grande boiata? Che dici? Allora, intanto cercavo di mettere sempre dei grafici, così vediamo se riesco a mettere. Ecco, intanto ricordiamo che c'è un recupero faccio vedere l'inflazione, questa è l'inflazione americana, non è la core, è inflation rate, quindi guardate che siamo al 5%, questa tiene conto di tutti i fattori, quindi anche carburanti e così via. Sì. E in Europa, togliete l'1%, siamo intorno al 3,5, 3,8 di quella appunto che tiene conto di tutto. Il fattore scatenante sono due, il fattore scatenante dell'inflazione, poi capiamo a catena cosa accade. Natural gas che serve tanto solo anche oltre che per riscaldare, oltre che per quelli che hanno il carburante a metano e a gas che sono incavolati neri, perché gli avevano detto che risparmiavano, e adesso quello che soprattutto chi ha metano ma anche a gas adesso risparmia molto poco. Risparmiavano ed era pulita, e invece adesso è venuto fuori pulita, che non è neanche pulita. Esatto. È meno sporca, diciamo che è meno sporca. Perfetto, ma se si tiene conto di tutta la produzione, poi sarebbe da fare dei calcoli più precisi, però è sicuramente meno sporca. Guardate natural gas che si trovava a 2,5 a marzo ed è arrivato a 6,5. Questo però è il gas americano, quindi ha fatto oltre il 200%. E quello europeo? Quello europeo dovreste aggiungere, ha fatto tre volte tanto, fatto di più, molto di più. Che lo compriamo dalla Russia, solo che la Russia, Gazprom in particolare, ha chiuso i rubinetti anche in funzione geopolitica, perché vuole tagliare fuori l'Ucraina e l'altro stato che è il... C'è un altro stato che va a tirare fuori col mainstream che passa più a nord, che bypassa tutti questi stati. E l'Europa un po' nicchia perché devono fare i collaudi e così via, e anche perché l'Ucraina gli dice, noi come andiamo avanti dopo? Certo. Perché il principale passaggio è lì. Quindi la Russia ha chiuso i rubinetti, non si sa quando li riaprirà, quindi attenzione, se l'inverno sarà freddo, saranno dolori per i consumatori europei, saranno grossi dolori. E ricordo che l'Italia è quella che paga di più l'energia, perché ci hanno rotto, noi paghiamo continuamente in bolletta un surplus per l'energia verde, però siamo sempre quelli dove l'energia costa di più. Non sto parlando al consumatore, sto parlando alla produzione. Sì. Noi abbiamo, pur avendo l'energia idroelettrica, abbiamo delle ottime centrali idroelettriche, pur avendo avendo incentivato moltissimo, sussidiato, perché non c'è altra parola, sussidiato chi faceva energia green con le biomasse, con il sole e con il vento, eppure questo non basta, abbiamo ancora questi costi così elevatissimi e quindi grossi problemi. Quindi attenzione alle bollette, è solo l'inizio, l'aumento di questo mese, perché le cose potrebbero peggiorare. Preghiamo che non sia un inverno freddo. Il problema però sono per le aziende, qui andiamo verso quello della stagflazione. Sì. Ci sono aziende, io qui nel Bresciano è pieno di aziende che lavorano nel settore acciaio, nel settore metalli. Queste sono energivore, consumano una quantità di energia enorme per la loro lavorazione. Queste hanno dei costi che gli aumentano del 15, 20, 30% sul prodotto finito, quasi solo dovuto all'energia. Alcune aziende hanno dovuto rallentare la produzione perché devono fare i conti con un aumento dei costi dell'energia che non era preventivato così forte. Non sto parlando solo dell'Italia, ma a livello europeo. Questo provocherà un rallentamento dell'economia già previsto. Se avete visto, sono due settimane che i banchieri centrali europei, oggi ne parlano quattro, sono giorni che continuano a parlare, dappertutto, non solo alla Lagarde. Ed è uno dei motivi che cercano di tranquillizzare: inflazione, rallentamento dell'economia e stagflazione. Ricordiamo cos'è la stagflazione. La stagflazione è l'economia che non cresce,
non che cresce poco, che rallenta, e che non cresce con anche l'inflazione. Cioè vuol dire essere messo tra incudine e martello per tutto, perché peggiorerebbe la situazione e dei cittadini, dei consumatori, perché il rallentamento economico porta a disoccupazione, l'inflazione, cioè già non prendo meno soldi perché ci sono più disoccupati, mediamente ci sono meno soldi, in più ne spendo sempre di più per i beni di prima necessità perché c'è inflazione, e il consumatore, cioè il cittadino, cioè quello che va a votare, si incavola e di brutto, e ha ragione. Non credo che siamo in questa situazione e andremo in quella situazione, perché ci sarà un rallentamento della crescita, e credo che passato l'inverno, quindi diciamo entro marzo, questa situazione dell'inflazione legata anche ai semilavorati, legata anche ai problemi dei microchip, tenderà a rientrare. Ci saranno però circa 5-6 mesi di sofferenza, quello sì, ma che ci sia una stagflazione reale, credo proprio di no. Ci sarà solo un rallentamento e un'inflazione che, se non interviene un minimo la banca centrale, ricordo, la banca centrale norvegese 2 settimane fa ha alzato il tasso di sconto. Sono produttori di petrolio loro, e hanno visto gli effetti deleteri, cioè loro non hanno disoccupazione praticamente zero. Ricordatevi che il più grosso fondo governativo non è degli Emirati Arabi, è della Norvegia. Il più grosso fondo di Stato fatto con i proventi del petrolio ce l'ha la Norvegia, non i paesi arabi, ricordatevelo, è il più grosso fondo, e tutto questo serve per aiutare i cittadini. Ecco, malgrado questo, l'inflazione è salita talmente che la banca centrale è intervenuta. Ecco, la banca centrale deve fare qualcosa, non deve aumentare i tassi, ma c'è una liquidità immensa in giro, fuori controllo, che porta, chi se ne frega se il Nasdaq scende, cioè chi se ne frega, rimetto il Nasdaq, ma il Nasdaq è su livelli che non hanno senso, ma chi se ne frega se torna sotto 14.000. Devono controllare l'inflazione, quindi devono non aumentare i tassi, ma chiudere i rubinetti, chiudere un po' di rubinetti di circolazione di denaro in direzione soprattutto delle parti in cui si può creare inflazione. E adesso non vado più in dettaglio su questa affermazione, perché dovrei andare su dettagli di strutture economiche che sono diverse tra Stati Uniti ed Europa, e mi perderei io stesso in questo discorso, ve lo dico tranquillamente. Però qualcosa deve fare, e quindi mi aspetto che da ottobre, e i mercati di questo hanno paura, qualche cosa che non si chiamava tapering, ma che si chiamerà reducing, lo chiameranno qualsiasi altra cosa, magari che non finisce per ing, perché ing dà fastidio perché fa rima con tapering, ecco, lo faranno. Perché devono fare qualcosa, devono. Che l'inflazione in questo momento non è controllabile. Non è controllabile solo con le regole normali del mercato. Sono certo anche invece... sussidi, cioè anche per esempio dare sussidi. Per esempio, cosa fanno? Sì. Gli stati creano un debito che serve per sussidiare e i cittadini, come stanno facendo l'Italia, come la Spagna, una parte dell'aumento, ha detto a Enel, alle società elettriche, una parte dell'aumento del costo dell'energia ve lo prendete voi, una parte ci mettiamo i soldi noi e una parte se lo piglia il cittadino, se no hanno avuto il 50% in più di bolletta. Ecco, si potrebbero fare dei bond, sempre acquistati poi dalla banca centrale, che va a fare acquisti mirati, ma non dà più liquidità alle banche, toglie liquidità alle banche, va a fare acquisti mirati per ridurre il costo finale al cittadino e alle aziende dei prodotti petroliferi, che sono quelli che stanno spingendo più sull'inflazione, soprattutto il gas. Questo, per esempio, si potrebbe fare. E quindi uno spostamento da denaro che va soprattutto nel sistema bancario, finanziario, e poi all'economia un po' a casaccio, invece più mirato. Prima citavi giustamente Putin, ricordo che oggi è il 15° anno dall'omicidio della giornalista Politkovskaya, e la notizia è che è scattata la prescrizione. Colleghi della giornalista chiederanno la ripresa delle indagini, e insomma la giornalista Novaya Gazeta Anna Politkovskaya, sono scaduti i termini di prescrizione, lo fa notare la stessa Novaya Gazeta, e che è il giornale per cui lavorava Politkovskaya. Secondo l'articolo 78 del codice penale, chiunque viene esentato dalla responsabilità penale se sono trascorsi 15 anni dalla data del compimento di un crimine grave. Il giornale nota che l'inchiesta non ha ancora individuato la persona che ha ordinato l'omicidio della Politkovskaya, e così è sfuggito a ogni responsabilità. Chiedono ovviamente la ripresa delle indagini.
Eugenio, sono certo che invece tu non ti perdi, dato che prima dicevi non torno sull'inflazione perché sennò rischio di perdermi nuovamente, questo intanto è il valore del gas naturale in Europa, dicevo sono certo che non ti perdi se ti chiedo di fare un commento sul Bitcoin dopo che si è ripreso con vigore insomma ai 50.000 dollari nuovamente dopo la rassicurazione della SEC e anche dopo che Jay Powell stesso in qualche modo ha detto che, non, che gli Stati Uniti non faranno come hanno fatto la Cina. E allora insomma vediamo anche il prossimo titolo, è di nuovo Bitcoin Party e paradossalmente, cioè paradossalmente no, e inoltre a questo party in qualche modo partecipa anche la Fed. In questo momento Bitcoin ha quota, vediamo un po', 54.000 dollari. Allora, intanto vediamo prima il Bitcoin, poi facciamo la cosa di cui che mi fa un immenso piacere, al di là di rialzo il Bitcoin e quindi sì, l'aumento del valore di quelli che possiedo. Il breakout che è stato fatto ieri di area 53.000 è stato netto, l'ha fatto anche con volumi, qui non si vedono ma ve lo dico, sui principali exchange i volumi sono in crescita, quindi il prossimo livello è 60.000. 60.000 me lo dice anche il mercato delle opzioni che io seguo moltissimo, cioè opero moltissimo in opzioni e quindi si aspettano il mercato delle opzioni che possa facilmente arrivare a 60.000, poi si vedrà. La cosa bellissima, proprio favolosa, guardate qua, verde in Bitcoin, dati settimanali, e invece le barre sono l'S&P 500. Sì. Dal massimo dell'S&P 500 e anche parziale del Bitcoin di inizio settembre, l'S&P è in correzione. Il Bitcoin ha fatto una leggera correzione e poi è partito a rialzo. Questo porta a una decorrelazione, guardatela sotto. Questa è la correlazione, sono dati settimanali, a 26 settimane, 6 mesi, che vedete che di colpo è precipitata. È precipitata perché in realtà anche prima ci sono stati dei cambiamenti, sì. È precipitata questo decorrelazione, mentre invece se si va a vedere nel passato c'erano momenti, guardate quanti momenti di correlazione elevata da qua, cioè dal marzo 2020 fino a marzo del 2021, vedete ci sono ampie fasi di correlazione elevata e adesso sta decorrelando. Ecco, la decorrelazione è solo positiva per il Bitcoin, perché comunque una volta che i gestori incominciano a pensare che il Bitcoin è decorrelato rispetto all'S&P, tanto più saranno stimolati quando sarà il momento a metterlo in un portafoglio diversificato. Poi perché è decorrelato? Decorrelato vuol dire che riduce il rischio di portafoglio. Invece se fosse strettamente correlato con l'S&P e il Nasdaq, cosa che ha fatto più spesso negli ultimi 3 anni, allora non c'è tanta voglia di metterlo, visto che metti un qualcosa che è correlato direttamente e che anche ha più volatilità. Quindi questo positivo e questo sganciamento dall'S&P 500 mi fa solo piacere. Speriamo che duri, ovvero con l'S&P che riprenda a correggere come mi aspetto, non da subito ma dalla fine della prossima settimana, e il Bitcoin che invece continui la sua crescita verso area 60.000. Aggiungo che questa, la prossima settimana, non so se l'ha rimandato la SEC, ma la prossima settimana ci dovrebbero essere prese la decisione almeno su un ETF, o meglio ETN, che ha come sottostante il Bitcoin, i derivati sul Bitcoin, cioè il Bitcoin quotato dal CME, però un ETF, e la SEC dovrebbe essere, mi pare, o l'11 o il 12, ripeto, non so se io ho la tabellina alla scorsa settimana, non so se è stato rimandato. Però se non viene rimandato, evidentemente forse il Bitcoin sta già scontando quello. La Cina se ne va fuori dalle scatole e io ringrazio sempre, grazie Cina, per come sei andata fuori dalle scatole delle criptovalute, dai sì. Solo fastidio. E l'America a questo punto non ha più scuse, perché una delle scuse poco ufficiale ma ufficiosi era la Cina fa troppo mining e quindi io non faccio entrare in un certo modo la Cina nel mio sistema finanziario dalla porta di servizio. Adesso che ne è uscita completamente, perlomeno ufficialmente ne è uscita, potrebbe farlo entrare il Bitcoin. E lì, perché poi ce n'è una serie, poi dopo quegli ETF ce n'è una serie di altri ETF che devono essere accettati, ma se basta il primo, se accettano il primo gli altri sarà una conseguenza. E a quel punto il risparmio americano, una piccola porzione, potrà andare verso il Bitcoin. E quindi il Bitcoin, non ho idea di dove possa arrivare a quel punto, non ho la minima idea, ma direi molto sopra 65.000 dollari, molto sopra.
E allora ovviamente seguiremo tutto quello che riguarda, insomma, il Bitcoin, non soltanto, anche con l'aiuto di Eugenio Sartorelli. Leggevo un'ultima notizia che approfondiremo nel pomeriggio: maxi sanzioni a Google, motori di ricerca rivali chiedono intervento del UE. DuckDuckGo, tu lo usavi DuckDuckGo, caro Eugenio? No, non lo usavo. E altri tre motori di ricerca rivali di Google, tedesco Ecosia o Ecosia e francesi Quant e Lilo, avrebbero sollecitato i parlamentari europei ad agire contro la controllata di Alphabet tramite le nuove regole per il settore tecnologico, dicendo di non aver ancora visto risultati positivi dalla sentenza antitrust contro Google. Non so, Eugenio, e poi qui ti salutiamo, come hai reagito al blocco dei vari Instagram, Facebook e WhatsApp di qualche giorno fa? Ho proprio davanti a me il grafico di Faccia di Libro. Faccia, che di sarebbe Libro, Facebook, sì. Esatto. Faccia di Libro, che capite già dall'americano italiano come si degrada le cose. Faccia di Libro fa ridere proprio, sì. Facebook sembra molto. E per me è sostenuto direttamente dalla società stessa, perché questo dovrebbe andare molto più in basso, perché le cose sono molto più gravi. Non è casuale che sia avvenuto dopo quelle accuse. Non è casuale. E pesteranno duro. E tutti i nemici che hanno delle lobby all'interno dei politici, quindi tutti i politici amici dei nemici di Facebook, picchieranno duro contro Facebook. E questa cosa che mi stai dicendo di Google vuol dire che per i Fang è finita l'era delle notizie solo positive. I Fang devono essere regolamentati, come lo chiedono sulle criptovalute, e devono essere tassati. E sempre di più si alza un'onda contro questi corporate che hanno dei poteri immensi sovranazionali e non pagano tasse, e non hanno effetti negativi. Ecco, Nasdaq scenderà anche perché per i Fang l'era delle notizie solo positive è finita. E lo dico, non dico con certezza, ma con alta probabilità quello che sto dicendo. Seguite l'affare Facebook, perché è solo l'inizio. Lo seguiremo. È da spy story quello che è accaduto. Ci torniamo, promesso, con Eugenio Sartorelli, investimentivincenti.it. Grazie Eugenio, buona giornata, a presto. Grazie Giacomo, buongiorno a tutti.